alimentazione, tra le varie cose che faccio, non per me ma per professione, per passione, ma è una cosa che comunque risale anche a una professione che ho fatto negli anni passati. Ho fatto il food and beverage manager, ho diretto ristoranti, alberghi, quando c'erano alberghi, ristoranti di lusso, e poi questa passione innata per l'alimentazione, che prima era una passione più che altro per la degustazione, e che è importante, che dopo però si è trasformata anche una degustazione, un modo di vivere, di nutrirsi bene con intelligenza, ma soprattutto anche con consapevolezza, perché purtroppo, cioè, è molto bello mangiare, ma se tu sai anche quello che mangi, non hai soltanto, non fai solo il buon gustaio in modo riduttivo, no? Ovvero buon gustaio, cioè uno che gusta tutto e forse magari non seleziona neanche, no, se tu ti fai una cultura anche nell'alimentazione, probabilmente riesci meglio anche ad alimentarti e poi lo so magari anche a trasmettere la tua cosa agli altri. E in realtà io sarei un diet coach, non sono un medico, quindi non faccio nutrizionismo, tanto è pieno di medici, è pieno di... le diete le troviamo dappertutto, scritte in tutte le forme, in tutte le lingue, in tutte le salse. Il diet coach invece è una figura che nasce negli Stati Uniti non molto tempo fa. In Italia c'è qualche esempio nelle grandi città, tipo Milano, non so neanche Roma, sì, insomma, forse nelle grandi città, ma anche è un mestiere che è anche un po' difficile fare dal punto di vista di quello che può essere il costo, perché per il cliente, per l'utente. Non c'è perché, no, perché diet coach segue, intanto bisogna instaurare un rapporto estremamente di fiducia e personale con una persona o con un gruppo di persone, e poi seguirle in qualsiasi momento della loro vita, quindi c'è anche un dispendio di energie, di molte ore a disposizione, sia da parte di chi lo fa che di chi lo riceve, chiaramente. Cioè un personal, è un personal trainer praticamente, sì. Quindi io ho un amico australiano che ce l'ha, è certo, in Australia per l'alimentazione sono molto ricchi, ma hanno un personal, dice che guadagnano tantissimo, sì. In tutto il resto loro sono in Australia, e adesso parleremo anche dell'Australia così in modo marginale, in Australia sono molto avanti nell'alimentazione e soprattutto in questa problematica degli additivi alimentari. Allora, il diet coach in realtà è una persona che ti porta al mercato la mattina, ti dice quello che devi comprare, dice perché devi comprare, ti dà una mano a capire la qualità, a capire la provenienza di quello che compri, ti dà un minimo di, ti istruisce minimamente su come comprare in maniera intelligente, e dopo vedremo anche cosa vuol dire. E dopodiché ti porta a casa, ti insegna come conservare nel tuo frigorifero le cose, perché non è semplicissimo, sono delle regole che possono sembrare, probabilmente molti di noi le conoscono, le applicano, ma comunque sono delle regole ferme. C'è la disposizione di alcuni cibi nella parte più fredda, nella parte meno fredda, e sui contenitori che devono essere usati, perché molti cibi devono avere un contenitore, se no non solo per gli odori e per contaminazione, diciamo, di profumi che poi potrebbero influire anche chiaramente nelle preparazioni, ma anche perché soprattutto d'estate dal supermercato alla propria casa alimenti surgelati in fin di massima, o anche alimenti come la carne, il pesce, eccetera, già subiscono uno shock termico molto forte, già lo subiscono prima di arrivare al supermercato o nel negozio, e poi lo subiscono comunque al momento della vendita al dettaglio, perché a questo punto, a meno che non si porti una borsetta, la borsina, esatto, è molto intelligente. E poi magari lasci lì un attimo, ti spogli, dici ho caldo, bevo qualcosa, faccio una doccia, poi metti la roba nel frigorifero, la roba è già partita, nel senso che deve essere consumata, non si può più mettere sul congelatore, insomma ci sono delle cose che sono semplicissime da comprendere, sono cose logiche, però volevo semplicemente dirvi che la contaminazione delle tossine che si sviluppano dai cibi che sono più tossici o meno, la carne e il pesce fresco sono cibi che hanno molte più tossine
che non per esempio altri alimenti tipo il formaggio, che comunque ha una certa forma di protezione, ma anche per la natura stessa di quello che può essere il batterio presente. E possono contaminare comunque anche le verdure, possono contaminare tante cose che vengono messe in frigorifero. E la contaminazione maggiore avviene nel frigorifero. Ciao, ho appena iniziato. Quindi la contaminazione è una cosa comunque da tenere sotto controllo. Naturalmente se uno va, una delle soluzioni è quella di fare la spesa tutti i giorni. Io lo faccio, prendo tutti i giorni qualcosa, guardando di non, soprattutto nel petto di tacchino, tanto per dire, no? o di pollo che compri al supermercato. L'importante è che purtroppo, adesso parliamo subito della legislazione della UE, purtroppo il problema è che non viene messa quasi mai la data di confezione, ma la data di scadenza. E la data di scadenza segue sicuramente delle regole, però queste regole poi in un supermercato dove hanno per esempio i pezzi e fanno le confezioni, oppure c'è una parte, Lando ha per esempio nella zona della terraferma, ha molti supermercati, ipermercati, poi però c'è un punto centrale dove arrivano le carni, perché Lando ha molta carne fresca, c'è anche la macelleria interna, oltretutto si serve da uno che ha della carne molto molto buona, quindi facile anche trovare, però il problema non è la bontà, la qualità, ma purtroppo sono questi passaggi che possono creare dei problemi. Ecco, Lando per esempio c'ha questi laboratori dove ci sono questi signori con il loro cappellino e la loro mascherina, preparano le... se non metti però il giorno del confezionamento e poi il supermercato dice mandami una trentina di confezioni di petto di tacchino, mandami, e girano queste cose, siamo d'accordo che i camion sono refrigerati eccetera, ma anche là ci sono molte carenze. In parole povere ci possiamo trovare, perché a me è successo, soprattutto d'estate, di trovare una confezione che scadeva dopo due giorni e aprirla e sentire un odore talmente sgradevole che mi ha fatto subito cestinare tutto. Allora, il problema è, possibilmente, è un po' utopistico, perché nei supermercati ci sono degli interessi tali per cui trovare un cibo che scada e dopo 15 giorni è quasi impossibile, almeno cerchiamo di comprare delle cose che hanno una scadenza ancora di 6-7 giorni, perché poi se andiamo al limite dipende dal supermercato. L'Estée Lauder per esempio già ha una marcia in più, dipende dalla rotazione del magazzino, sì, esatto. In termini economici e chiaramente chi ha più smercio ha anche tutto l'interesse al fatto che sia la roba più fresca eccetera, però attenzione, perché supermercati di quelli non proprio nostri, non voglio fare nomi ma li devo fare, poi passiamo tra amici, sì, concorrenza. Allora, supermercati tipo Linz, tipo Prix non è male, c'ha dei prodotti, Prix vedo che, attenzione, intanto si chiama. No, comunque questi supermercati tipo quelli diciamo che hanno merce, quelli tedeschi, ce ne sono, quelli tedeschi, quelli Auchan, ecco, per carità, Auchan è molto grande, c'è un grande giro eccetera, c'è una catena che adesso mi sfugge, cioè, diciamo comunque discount, ecco, quelli dove i prezzi sono... Voi capirete da soli che se il prezzo è il prezzo, così ci sarà una motivazione. Non è che la gente, non è che vogliono solo guadagnare di meno e che si accontentano di guadagnare di meno, perché diciamo che il giro di clientela che va al discount non supera quello dei supermercati importanti, forse anche minore. Cambia forse un po', va chi naturalmente ha un budget più limitato e quindi deve stare molto più attenti. Se voi andate a Linz, comprate le stesse cose, magari non di marca, che poi anche sulle marche discorso un po'. Secondo me la marca è una tutela, però fino a un certo punto, ma dopo vedremo anche per voi. Se noi andiamo in questi supermercati... È il nostro. Non c'era mica il nostro, io ho attaccato qualcosa? No, io sono...
sarebbe stato peggio. In questi supermercati possiamo trovare questi prodotti, Eurospin, ecco, mi viene. Eurospin. Possiamo trovare dei prodotti dei quali la provenienza è taroccata. Sono i famosi prodotti fatti in Germania, con formaggi fusi, cotti, cose varie, eccetera, e dove c'è il famoso parmesan e tutte queste cose qui, le mozzarelle, cioè, ma sono taroccate nel senso che nella confezione c'è la bandiera italiana, c'è un nome che ricorda qualche paese del sud, ma non è roba che viene da lì. Ci sono tanti prodotti insaccati, formaggi, soprattutto le sottilette, banditele proprio dal vostro menù, immagino che non le avrete neanche mai comprate, ma nel caso vi dovesse capitare, tutti i formaggi cotti e fusi sono fatti con dei procedimenti alquanto insomma discutibili, ma soprattutto ci sono additivi di un certo peso dal punto di vista sottiletta, quella scrap, mamma mia, e poi sono fatti con tutti gli scarti, però nei costi c'è. Io non l'ho preso. E i tosti, allora, il prosciutto di solito che trovate. Ma la coppa è un po' a sé, cioè, la coppa è un po' a sé perché c'è una motivazione. La coppa fa un'operazione regionale. Cioè, se voi andate in un'altra regione, io vado con i miei amici a Perugia e vado nella coppa, in una coppa, ce ne sono due o tre a Perugia, 4 o 5, ma due o tre su una zona, io vado lì con questa mia amica. La prima volta che sono entrato alla coppa in questa zona di Perugia, ho intanto sentito un profumo meraviglioso di carne, dico, poi sono entrato, si vista c'è la macelleria dove ci sono i maiali cotti appesi. Ci sono dei prodotti che sono strepitosi, i prosciutti, le salsicce, i lonzini, tutti prodotti straordinari, molto migliori di quelli della metro. La metro, apro una parentesi, la metro è una roba comunque che va da prezzi abbordabili a prezzi molto elevati, chiaramente la qualità si paga moltissimo. La metro fornisce i ristoranti, gli alberghi, quindi diciamo linea di massima lavora. Quantità. Adesso non si riesce più, no, ma poi non si riesce neanche più andare perché bisogna avere una partita IVA, sono diventati molto fiscali. Facevano una cosa provvisoria, gli davi un'indicazione, nome e cognome, però insomma adesso non è più possibile, c'è la tessera e la fotografia. Però anche lì si trova una roba molto buona, sicuramente molto costosa, perché poi ci aggiungono l'IVA e potete trovare gli stessi prodotti da Lando con una differenza di su un prodotto a 5 euro anche spendendo un euro di meno. Lando è una meravigliosa. Lando è a Bologna, ci sono alcune zone. Ma a Bologna, ho vissuto a Bologna da parecchi anni, ero una città che mi ha dato molto, ero direttore del Baioni. Quindi quando si facevano i banchetti con Rotary, con Lions, c'era Palazzo Fava, si facevano le sfilate di moda. Non era ancora restaurato? No, molto sì, prima, però, cioè, molto prima, io ho una certa età. Come gli occhi? Non lo so, anni di pieno lavoro, sì, poi dopo io sono rimasto là a curare gli interessi della proprietà, che poi è stato comprato da Gandolfi. Gandolfi, distillerie, ma c'è sì, maiali, queste cose, che poi con Bandiera, quello della Licopenna, hanno fatto società e hanno comprato il Baglioni, poi dopo non so se l'abbiano rivenduta sempre. No, è loro, Ecco, quindi diciamo che lo so, io andavo da Lambertini mi dava sempre una grande mano, quando c'era qualche banchetto mi mandava anche qualche cuoca. Lambertini non c'è più, forse non c'è più. No, non c'è più Lambertini. No, ecco, ma una volta era in Coppa di 78. Quello è Piazza Domani. Adesso non lo ricordo. Piccoletto, Gio Tabello. Sì, esatto, ma ce n'erano un paio. E poi c'erano le coppe lì, come si chiamava, la grossa cooperativa. In centro? Sì. Tamburini. Tamburini ci sono tornato poi negli anni a comprarmi i tortellini che erano stepitosi, schifosi. Ma
parlo a questi esterni. E poi mi piaceva la zona lì del mercato. No, ma io poi tortellini a comprare, dopo aver essere stato introdotto. Io ho fatto scuola di sfoglia dalle sfogline, e non solo a Bologna, a San Lazzaro di Savera andavo a prendere i tortellini, che c'era della gente che li faceva in modo strepitoso. Poi ero amico di tutti gli ristoratori che spettano per cui alla fine. Danello, Diana, tutti declassati moltissimi. Oh, Giulio, hai visto che ti portiamo direttamente da Bologna, esperti. Già sai che le pulsazioni sono aumentate perché è stato un periodo difficile nella mia vita. Due esperti VIP bolognesi. La prima sera che sono arrivato a Bologna, che non conoscevo nessuno, sono andato al cinema e dopo due minuti ho fatto amicizia con 20 persone che mi stavano intorno. Al che ho detto, poi dicono che Venezia è un cimitero. Certo. Ma anche a livello comunicativo intendo dire. Comunque. Vai. Quindi il discorso degli Eurospin, attenzione che sono tutte queste merci che comunque sono tarocchiate, sono prodotti che non sono italiani. E qui allora ci colleghiamo subito a quello che è la legislazione Unione Europea, UE, sugli additivi. Io parlo di additivi e conservanti perché ne ho fatto un po' la missione, cioè vorrei comunicare questo scibile a più persone possibili, sapendo che il fatto di comprare cibo fresco, che comunque ha anche il cibo fresco delle grosse problematiche, dopo vediamo perché, per motivi logistici gli esseri umani al giorno d'oggi fanno delle grosse difficoltà a poter trovare il tempo per dire vado a farmi una spesuccia. Oltretutto, dove vai? Ormai non ci sono più negozi, ci sono solo i supermercati. Bisogna prediligere quei supermercati che hanno effettivamente il negozio all'interno, tipo la Coop. Ci sono delle Coop dove c'è la carne, dove c'è la pescheria, dove troviamo molto pesce surgelato, ma tutto sommato il pesce surgelato non è una cosa da rifuggere. Ma poi anche per comunque, guardate, i conservanti e i coloranti sono dappertutto, ovunque, e tutte le aziende le usano gli stessi, perché la maggior parte dei conservanti e dei coloranti viene da un paese dove vengono prodotti, che purtroppo, devo dire purtroppo, è la Cina. La Cina è il maggior fornitore di coloranti. Che anche sulla carne li mettono, vero? Per farla vedere la bella rossa. I nitrati, i nitriti. Un piccolo antefatto, cioè, un piccolo esempio relativo all'avvelenamento che c'è stato nei mercati di Malarò del tonno rosso. Allora, tonno rosso voi sapete benissimo che ormai non ce n'è più. È limitata la pesca, ma anche se non fosse limitata non passa più. Passa nel mese di maggio qualcosa che viene consumato, Favignana, tutta la zona delle Egadi, eccetera, dove hanno chiuso le tonnare, hanno chiuso 5-6 anni fa, non ci sono più. L'ultima tonnara famosa, il marittimo Favignana ha chiuso 5-6 anni fa. Che era la più grande. Era la più grande per mancanza di materia prima. Quei pochi che ci sono li comprano i giapponesi. I tonni ci sono tonni, ecco, noi consumiamo i tonnetti, diciamo, i tonni quelli enormi, quelli grandi, quelli che hanno un valore economico elevato, li comprano i giapponesi, li pagano delle cifre che, se ve lo dico, prendete paura, 60.000-80.000 euro un tonno. Ecco, quindi cifre, un tonno grande, quindi parliamo di una quantità. Cioè, considera che dopo, siamo tutti del tuo, considera che dopo è come la droga, no? Anche se io la pago all'ingrosso una certa cifra, poi al dettaglio ne ricavo cifre pazzesche. Cioè, un filetto di tonno in un ristorante medio-alto di Tokyo può costare 300 euro. E quindi capisci che con un tonno mi fanno un strato, anche poi non mi fanno un strato, per cui lo consumano in tutti i sensi, poi loro sono pazzi, fanno l'asta per loro il tonno, fanno gli asti, visto? Loro sono pazzi per il tonno, cioè, diciamo che per il tonno e poi anche per il pesce palla in modo particolare, ma per i tonni
Ma scusa, tonni dicevi del Mediterraneo? Tonni rossi, il tonno rosso mediterraneo. Il tonno rosso non c'è in molte parti del mondo. È un tonno particolare che era poi segue delle rotte. Adesso sono cambiate le rotte, sono cambiate le correnti, non c'è più la corrente del Golfo che arriva nelle stagioni, e si è rimescolato tutto. Sappiamo che il problema dei mari è della stabilità, sappiamo che purtroppo le modifiche atmosferiche volute dagli uomini, soprattutto dai militari, sono in atto dal 1957 con i trattati internazionali. Purtroppo, se andiamo a guardare in internet, ti dicono la bufala delle scie chimiche, ma questa è la controinformazione pagata da chi ha interesse che non si venga a sapere queste cose. E gli spray, a base di sali, adesso non ricordo bene il composto, di alluminio e bario, vengono spruzzati nell'atmosfera dagli aerei militari, intanto vicino agli aeroporti. Hanno una funzione, quella di rendere l'aria meno umida e quindi di favorire la propagazione delle microonde, dei satelliti e dei radar, che altrimenti con l'umidità dell'aria non funzionano, cioè proprio non ci sono i militari. Quindi vicino agli aeroporti, soprattutto quelli militari, questa pratica viene fatta dal 1957. E le prove ci sono, anche se si cerca di tenerle nascoste, le prove ci sono perché negli Stati Uniti c'è un obbligo che quando uno si inventa qualcosa lo deve brevettare. Allora l'ufficio brevetti degli Stati Uniti è pubblico e tanta gente che ha voluto fare delle ricerche è andata all'ufficio brevetti e ha visto che dei signori hanno inventato delle tecnologie che poi sono state comprate dalla Marina statunitense, da altre organizzazioni statunitensi, e in Italia ci sono i nostri, credo che sia stato ratificato l'anno scorso, un trattato NATO, perché voi sapete siamo purtroppo un paese satellite e abbiamo dei trattati NATO ai quali dobbiamo temperare per forza, perché sono gli additivi, comiso. No, attenzione, perché gli additivi ci ammazzano, però anche quello che ci spruzzano. Non vado nel discorso legato alla fantascienza, perché non è la sede, non è il momento, parlando del progetto ARP, di tutte queste cose qui per il controllo dei cieli, eccetera. Però di queste sostanze basta andare a guardare una ratificazione del governo italiano con l'Unione Europea proprio l'anno scorso sottoscritta, vengono utilizzate per mantenere i cieli puliti e per poter far funzionare le tecnologie delle microonde per i sistemi di comunicazione. Guarda che bel cielo pulito. Ecco, purtroppo queste cose, ma comunque non è che queste cose poi non abbiano attinenza col cibo, ce le hanno, perché poi questi elementi precipitano, come precipitano il benzene, il mare ligure, che diceva che era bellissima la vita e c'era tanta ammoniaca che si arriva molto E quindi li troviamo nella terra e anche nelle zucchine e anche nei carciofi, delle cose che noi pensiamo invece siano. Quindi parlare di biologico, purtroppo, quando anche con tutta la buona volontà di quello che può essere il gestore di un'azienda biologica, con tutte le sue belle certificazioni, con tutta la sua buona volontà e magari anche riempendosi di debiti, però non sarà mai un biologico reale, perché magari vicino ci sono le industrie, il vento porta vicino anche da lontano, il vento porta quello che deve portare, l'atmosfera è bombardata da tutto, ci sono le nostre emissioni che comunque poi dopo ritornano, e quindi il nostro terreno è ormai un terreno contaminato, per quanto meglio l'orticello, da un po' facciamo tutti l'orticello in casa e cerchiamo, se stiamo l'abito vicino al porto di Treviso, e la notte, perché io ho letto queste cose, poi dopo ho tirato le orecchie e la notte c'è un movimento di aerei che vanno e vengono, e sicuramente nel porto di Treviso c'è una parte. C'è Istrana là vicino. No, ma no, Istrana è quell'altro. Sì. Istrana è Montebelluna, ma l'aeroporto di Treviso c'è l'aeroporto all'Angelo, che comunque ha una pista militare e una civile. Quindi c'è l'aeroporto militare. Ci sono anche gli F-35 e qualcosa di questo genere, i primi, oppure. Che tra l'altro cadranno tutti, come vi ricordate gli F-104 hanno fatto nella loro durata di impiego, hanno avanzato 50 piloti. Sono stati 50 che sono crollati, caduti, cioè 50 non sono pochi. Gli F-35 hanno le stesse caratteristiche, quindi vedremo nel futuro
cadere molti di questi. Chiudiamo questo argomento qui. Però il terreno comunque è contaminato. Allora, la legislazione UE è una legislazione, intanto c'è un database proprio dell'Unione Europea che lo potete trovare digitando database e in inglese, quindi comunque lo trovate perché poi viene riportato anche in italiano, database degli additivi alimentari, additivi per l'azienda alimentare conserviera. Allora, in questo database ci sono i numeri e i nomi, non c'è altro. Quindi uno non si può certamente fare un'idea della pericolosità. Nella Gazzetta Ufficiale Italiana invece, che è molto più dettagliata, ci sono i numeri e i nomi, basta. Diciamo che nella Gazzetta UE e nella Gazzetta Ufficiale Italiana trovate, siamo qui, dei numeri, però trovate dei salti. Allora, non è che siamo passati dalle 145 alle 161 perché, come le stanze d'albergo, no? Si parte col primo piano con la 101 e dice ma le altre 99 dove stanno sotto, no? No, c'erano una volta, sono stati eliminati dalla Gazzetta e dalla database dell'Unione Europea perché sono stati tolti perché nocivi, perché dichiaratamente riconosciuti nocivi. In realtà una percentuale secondo, ecco, questo è a mio avviso naturalmente sulla base di quello che io ho potuto reperire in giro con informazioni, ce ne sono molti altri che sono nocivi, però anche se ci sono studi che ne danno la tossicità o ne danno, poi adesso vi dirò anche quali sono le problematiche che possiamo incontrare, o addirittura la cancerogenità, sono consentiti per determinati alimenti, per determinati trattamenti, e quindi anche lì, nella crosta del formaggio, vengono utilizzate delle cere, che non sono delle cere, che poi potrebbero anche essere anche le cere con origine naturale, possono essere dannose in alcuni casi, ma sono dei prodotti derivati dal petrolio con dei benzeni e delle altre cose. Allora, naturalmente la legislazione dice, queste cere vanno, siccome hanno una loro funzione, chiaramente, di protezione della linfa, sono antimicotici, vanno utilizzate, però la penetrazione al massimo deve essere 4 mm. Allora voi capite che insomma, se il formaggio ha una costicina di 3 invece di 4, già siamo fregati, no? Cioè, purtroppo la legislazione è carente. Quando non è, io non voglio dire che adesso questi signori legislatori siano collusi con le aziende alimentari, ma lo sono, non tutti ma molti, in realtà chi ha tirato fuori degli studi, dei danari per fare degli studi relativamente alle pericolosità degli additivi? Lo abbiamo accennato prima, le aziende alimentari, come gli studi sui farmaci vengono fatti dalle aziende del farmaco. E come dicevo prima, dare la chiave del pollaio alla faina e dire mi raccomando, non far entrare nessuno, cioè non entrerà nessuno, ma ci pensa già la faina. Allora, quindi purtroppo c'è carenza, dubbi non ce ne sono neanche tanti, perché manca studi, ce ne sono pochissimi in Europa, sono stati fatti molto male e non ci possiamo assolutamente basare su questo. Gli unici che fanno, dicevo prima parrucchiando brevemente, in Austria sono un po' più attenti dal punto di vista legislativo, molte cose che nell'Unione Europea sono permesse in Austria sono bandite, così in Svizzera e parte anche in Francia. In Germania francamente mangiano di tutto, ma questo non perché anche loro mangiano di tutto, quindi non vanno tanto a guardare, hanno un'alimentazione chiaramente molto essenziale, si basa sulle stesse cose di massima. Se voi siete stati in Germania avete visto questi bellissimi
come andare qua dalla Via Varol e ci sono un salame così, le salsicce, le assaggiate 20 hanno tutte lo stesso gusto più o meno affumicato, perché sono fatti tutti con questa pasta di maiale che loro hanno questa metodologia, non sanno cosa vuol dire un salame fatto, lo facciamo noi per esempio, no? Con saccato. Questi saccalori saccati sono, io sono stato da amici, un giorno di Ulster, un giorno una roba più grande tagliata a fetto, una donna, i gusti sono, erano buoni. Ecco, poi c'era un mio amico che mi portava fuori, dicevo mangiamo l'insalatina, mi diceva ah, guarda che qua non siamo mica delle capre, al massimo mangiamo le patate. Chiaramente ci sono i gourmet anche lì ci sono, cioè, hanno una carne strepitosa, però un conto è l'attenzione che diciamo, i governi e chi è preposto a queste cose dà, e un conto e poi dopo se magari si mangia bene nei ristoranti. Allora quindi gli Stati Uniti sono al primo posto dal punto di vista della sperimentazione. Loro hanno una marea di università che si occupano di questo, e negli Stati Uniti il 70% di quello che è permesso nell'Unione Europea è vietato. Questo mi fa un po' pensare. Io ho fatto un sito, dopo vi darò anche la... Però non scontagiano, un sito. Ma lì c'è un altro discorso, però un altro discorso. Allora, io ho fatto un sito che potete consultare con tablet e smartphone, proprio sui coloranti conservanti. C'è una descrizione sulla tipologia per numero e per impiego, quindi emulsionanti, sbiancanti, i trattamenti delle farine, tutte cose di questo, vi darò un accenno praticamente di tutto quello che è. E in questo sito troverete la mia valutazione. Io ho messo delle valutazioni con i colori, dal verde all'innocuo, giallo tollerabile, l'arancione da evitare, il rosso nocivo e il nero vietato, perché ho messo anche quelli che sono vietati e che purtroppo in altre nazioni utilizzano. Parliamo di altre nazioni che non siano, cioè parliamo dell'India, parliamo del Medio, dell'Estremo Oriente, parliamo di zone dove utilizzano quello che gli pare, perché tanto lì non c'è l'attenzione per la salute umana, purtroppo hanno attenzioni anche dovute per problemi di carattere economico che hanno avuto nel passato, insomma là. I motivi di stare attenti a quello che mangiavano non esistevano, perché poi alla fine l'importante era riuscire a trovare qualcosa da mangiare, no? Cioè, allora faccio una piccola premessa, no? Che poi è un po' il mio credo un po' nell'alimentazione. Abbiamo una natura, noi esseri umani ma anche animale, cioè abbiamo una natura molto particolare. Noi siamo costretti a mangiare, perché se non mangiamo, moriamo. Noi abbiamo bisogno di nutrimento dai quali trarre nutrienti, quindi aminoacidi, per svilupparci, per crescere, per evolverci anche. Per le nostre funzioni. Per tutte le nostre funzioni. Noi purtroppo però dobbiamo considerare una cosa. Questa macchina, che è il nostro organismo, che è una macchina abbastanza perfetta sotto questo profilo, quindi tutti i nostri organi interni subiscono un deterioramento con gli anni, perché lavorano molto, e il lavoro è proprio quello di separare i nutrienti che ci servono dalle tossine che noi irrimediabilmente ingeriamo mangiando. Ecco. Quindi questa dualità che ha l'essere umano porta anche a delle patologie di tipo psicologico, difatti chi si vuole fare del male si fa male col cibo, e credo che sia un ottimo sistema per farsi del male, quindi sia nella bulimia, esattamente, e credo che sia la cosa più semplice per ammazzarsi sia il cibo. Con questo vi collego un attimo al discorso degli americani, che è stato... Gli americani hanno quello che si chiama un'abitudine alimentare che li ha portati ad avere la più alta percentuale di obesità
I tedeschi non scherzano perché chiaramente mangiano molti zuccheri, perché è molti lieviti, molti zuccheri, molto alcol, perché birra e patate già chiaramente. Però gli americani purtroppo hanno un tipo di questo tra le cose, ecco, allora diciamo che brevemente finisco, dopo passiamo subito a McDonald's. Allora, abbiamo parlato della carenza e mancanza di studi approfonditi. In Australia invece sono terribili, più ancora degli americani. In Australia diciamo che l'80% di quello che noi mettiamo come additivi è bandito. In Australia non passa nulla. Sono attenti perché hanno una coscienza maggiore. Scusa, prima di farti andare avanti a McDonald's, sì. Non ho capito, e anzi mi dà un po' fastidio questo riferimento rapido all'India come cattivi mangiatori, come, cioè non lo capisco. Parlavo non come cattivi mangiatori, perché a me piace come, molto mangiare, no, ma o comunque come, cioè, non so, cioè chi naturalmente ha una problematica di cibo, ma solo in quel senso dicevo, no? Chi ha delle problematiche di reperimento del cibo, le nazioni povere, povertà, quindi Africa, India, Estremo Oriente, allora, fino una a cosa di, ecco, non ha una cultura molto sviluppata, dico attenzione a questo, forse mi potrebbe fare male o no. Solo in quest'ottica qui lo dicevo. Tra l'altro il cibo indiano, e credo che sia, parlo a titolo personale, è l'unico cibo che mangio volentieri, diciamo di tutti i cibi etnici, è quello che mi piace di più. Sulla cultura dell'attenzione a questo, questo può avere un secondo una problematica. Perché stanno copiando il modello occidentale del cibo. Poi purtroppo alcuni copiano quello americano, e quindi non la dieta mediterranea. Ti possiamo interrompere? Sì. Mi hanno chiesto la parola, Gian Pietro, tu volevi parlare? No, io penso che la questione sia, diciamo, il fatto che in molti paesi in via di sviluppo si mangi male, e comunque si mangi male, cioè ci sia un effetto dannoso della salute, questo è vero, però sta nel processo di modernizzazione che è avvenuto. Quando c'era una situazione in cui, per esempio, la popolazione rurale era sufficientemente stabile e le concentrazioni urbane erano sostanzialmente ridotte, i problemi di salute non erano, cioè c'era un problema di quantità del cibo, ma non di qualità del cibo, quindi questa è la distinzione. No, quello che è accaduto è che dalla rivoluzione verde in poi, perché questo è un fenomeno che viene dagli anni 60, cioè la scelta delle monoculture, la scelta dell'espulsione di manodopera dalla campagna, eccetera, l'obiettivo era aumentare le quantità disponibili e quindi inevitabilmente peggiorare la qualità. Questo accade in generale come fenomeno, evidentemente poi ci sono le diverse situazioni di contesto, per cui forse è quando c'è una tradizione culinaria di un certo tipo che forse ci sono un po' più di resistenze nel riuscire a mantenere la qualità. Sono totalmente d'accordo, diciamo che probabilmente anche in Africa una volta, quando non c'erano tutte le risorse monopolizzate dai signori della guerra locali e tribali, penso che forse in un villaggio hanno potuto mangiare tranquillamente senza nessun tipo di problema, anche perché ce l'avevano. Adesso magari l'ospitalità ce l'hanno ancora, ma forse non avrebbero da offrire più molto. E questo è il discorso tecnologico, mi collego al discorso che ha detto Jean-Pierre, perché il problema dell'aggiunta di additivi, dell'utilizzo di additivi, è un problema tecnologico, no? Quindi vogliamo un cibo che viene da una parte del mondo e vogliamo mangiarlo, se non lo addizioniamo non potrebbe mai arrivare qua, nemmeno presentabile. Quindi questa globalizzazione, poi soprattutto le multinazionali che gestiscono, voi sapete meglio di me che ormai la Bentoni, che ormai la stessa Perugina, dove peraltro ancora la cioccolata per scelta locale dei dirigenti, di ancora, perché io conosco le persone che stanno dentro, continuano a fare un ottimo prodotto utilizzando delle buone nocciole, delle buone mandorle e della buona cioccolata, ma la Nestlé in realtà voleva, che è la proprietaria ormai di tutti questi marchi, in realtà voleva, ciao, no.
che tu sia qui. E in realtà voleva cambiare le linee di prodotti, hanno comprato per un anno invece di comprare le mandorle del Piemonte, le nocciole del Piemonte, non so, perché nel Lazio Perugino c'è la nocciola, l'hanno comprata un'altra parte, hanno buttato lì una produzione, al momento andavano in deficit, ovvero andavano incontro a seri problemi economici. Ecco, quindi questo già, tanto per dire, se andate a comprare una pizza della Buitoni, ce ne sono solo due che vengono fatte in Italia, controllate che sia scritto Made in Italy, ci sono anche uno stabilimento non ricordo dove viene, tutte le altre sono fatte in Germania, in altri posti, e la differenza la vedete è come la mettete in forno, vedete che una poi dopo è immangiabile e l'altra riuscite a mangiarla, quindi pur essendo la stessa marca. Attenzione perché ci sono molti prodotti che sono fatti all'estero anche con un'etichetta italiana, anche nel cibo purtroppo non sono sui vestiti e queste cose. E, allora additivi, in realtà le due categorie sono due categorie fondamentali, coloranti che servono per dare un colore, perché evidentemente dare l'appetibilità o per mistificare, spesso per mistificare. E i conservanti che invece hanno un'azione antiossidante, hanno un'azione di conservare, quindi permettere al cibo di permettere una maggiore longevità. E non a volte succede che lo stesso prodotto possa avere le due stesse funzioni, una di colorare anche. Il tonno rosso che avevamo accennato prima, perché ha avvelenato la gente? Perché qualche persona, qualche delinquente, dobbiamo dire questo, ma purtroppo si sa che là ci sono delle organizzazioni che purtroppo hanno in mano un po' tutto, hanno utilizzato una tecnica che era stata usata ancora tanti anni fa prima che fosse bandita e fosse, questo additivo fosse cancellato da tutte le tabelle, che è l'ossido di carbonio. L'ossido di carbonio ha un potere spruzzato sul pesce o sulla carne di aumentarne l'intensità rossa. Quindi dà proprio un aspetto di grande di sangue, di quindi una cosa molto fresca, in realtà è proprio il contrario. E il problema qual è? Che ci sono anche delle altre cose naturalmente per dare il colore rosso, però costano tanto. Cioè, se noi volessimo, e qui è il discorso passiamo subito alla natura degli additivi. Gli additivi possono essere naturali o di sintesi. Naturali possono essere estratti dalle piante, dagli insetti, per esempio per il bitter campari, eccetera, per altre sostanze, viene utilizzato un colorante che è fatto con la parte chitinosa di insetti, un tipo particolare di coccinella che vive negli Stati Uniti d'America, viene triturata, viene lavorata poi naturalmente, ecco, i prodotti naturali però vengono lavorati sempre con delle sostanze chimiche, delle quali loro dicono si perdano le tracce, no? Il caffè veniva decaffeinato con la trielina, però naturalmente a 60 gradi temperatura la trielina sparisce, e questo è quanto dice la chimica, però insomma poi dopo sta a voi crederci o meno, io ho dato. Allora, di sintesi o sono derivati dal petrolio, quindi linea di massima a base di benzene, oppure sono sali degli acidi, quindi sali di potassio, sali di sodio, sali di bismuto, sali di tutti i sali mescolati con gli acidi, quindi con l'acido cloridrico, con l'acido, ecco qua nell'acido citrico può andare anche bene, credo che sia l'unico veramente innocuo, anche perché è la vitamina C, l'unico innocuo. Ma quando parliamo di acido fosforico, di acido solforico e di acido soprattutto cloridrico, cominciamo ad avere qualche dubbio. Allora la legislazione dice però le dosi sono minime. Le dosi sono minime e loro hanno fatto degli studi per cui hanno detto che questa dose non fa male all'essere umano. Innanzitutto gli esseri umani non sono tutti uguali. Ci sono delle resistenze individuali, perché c'è questa sottile linea rossa tra tossicità e tolleranza, e già quando un prodotto per me
e da evitare perché può dare delle intolleranze, lo eviterei proprio. Perché poi consideriamo che andando al supermercato, comprando l'insaccato, comprando un formaggio, comprando le olive, comprando i piselli, comprando queste cose che magari sono in scatole, assorbiamo una dose che presa singolarmente potrebbe anche essere tollerata, tipo la trazina o l'arsenico nell'acqua, eccetera. No? La trazina è un colorante rosso, viene utilizzato dappertutto e viene spruzzato così, indifferentemente anche purtroppo su prodotti freschi. Ce ne sono molti, adesso non entro nel, sempre che non abbiamo tempo. L'importante è dare un'idea, insomma. Quindi resistenza individuale e patologie. Nella migliore delle ipotesi danno delle intolleranze alimentari. La celiachia, che è un vero e proprio morbo celiaco, però ultimamente viene vista anche in un'altra ottica, proprio come dell'intolleranza al glutine, senza per questo essere celiaci, quindi con una celiachia conclamata. Il glutine purtroppo c'è un motivo di intolleranza. Per esempio noi sappiamo, perché anche Vito è un nutrizionista, è un naturopata, si occupa anche lui di queste cose, e noi sappiamo, perché ce l'hanno raccontato, poi l'abbiamo letto, che proprio per risolvere il problema della fame nel mondo, il grano nostro nostrano, la spighetta affittica, un po' risicchita, che però ha nutrito generazioni di nonni, con cui si faceva, eccetera, la pasta. Con cui si faceva la pasta, è stata poi trattata, è stata la prima, diciamo, il primo GM, la prima modificazione genetica è stata fatta quando ancora non si facevano dal punto di vista proprio come il laboratorio, è stata fatta bombardando il grano e creando il famoso creso, che è un grano bombardato da un ciclotrone che si trova all'Enea. Nel 1975. Esatto, che si trova all'Enea a Roma, subito fuori alla Casaccia. Roma, alla Casaccia. Alla Casaccia stesso, lo dico perché ne hanno parlato. La Gabanelli ne ha parlato, oppure l'ho letto da qualche parte, non me lo ricordo, sono contenute in capannoni neanche interrati, ma in capannoni comunque chiusi, vabbè, tutto quello che vuoi, tutte le scorie residue delle nostre centrali atomiche, quindi, che sono state utilizzate per breve periodo e poi non sono tutte là, nessuno sa cosa farne, ma sono lì a pochi passi da Roma, tanto per dire. Vabbè, noi andiamo a Marghera, fino a poco tempo fa c'erano certe pericolosità, anche qui c'era la iosina, c'erano depositi piuttosto, adesso i prodotti di scarto della lavorazione del PVC con la iosina, non sapevano che farne, ci sono state le bonifiche sicuramente, ma secondo me se andiamo un po' ancora più sotto a Marghera, dove troviamo, negli anni hanno fatto delle cose, ma come dappertutto. Ma quel tipo di grano lì adesso dobbiamo dire. Quel tipo di grano non viene più utilizzato perché poi tutto sommato, allora loro dicono che problemi non ce ne sono, perché una volta che questo grano è stato impiantato, è stato per rendere il seme usato per fortificare il serratore Cappelli, così si chiama, che sì, c'era soprattutto sì, in una zona della Puglia, del tavoliere delle Puglie, è stato ibridato con un tipo di grano messicano per rendere il seme più produttivo. Per cui adesso le paste che vengono utilizzate hanno questo tipo di grano. Adesso il senatore Cappelli fa una pasta che viene venduta sotto il nome di Latini, è un tipo di grano che viene fatto. È stata una pasta molto costosa e molto buona. Sì. Magari utilizzassero secondo me. Perché adesso è tutto GM, parliamoci chiaramente. Ma a parte quello, anche il metodo di conservazione della pasta è cambiato, mentre sì, dovrebbe essere a lenta essiccazione, adesso lo mettono dentro i forni, la essiccano, per paura che magari vengano delle muffe, cioè alcune ci sono anche delle ragioni pratiche, però quindi state dicendo che dal 75 noi stiamo mangiando non più sì, il grano, quello naturale, ma quello che abbiamo di e perché ci sono tutte queste intolleranze al glutine, perché il glutine, la conformazione biochimica del glutine è cambiata. Il bio non avrebbe questo problema. Ma il bio secondo me utilizza lo stesso questo grano qua. In ogni caso il biologico mi pare che per normativa europea deve essere fino al 95%.
di coltivazione biologica, dopo il 5%, per cui comunque, il problema lo giriamo subito sulle farine, per le farine, per la pasta e per la panificazione. Delle quali vengono usati soprattutto gli sbiancanti. Ecco, invece di sbiancare, cioè, invece di usare dei metodi di sbiancamento naturali, vengono utilizzati dei veri e propri prodotti chimici, tra cui l'ipoclorito di sodio, che voi sapete benissimo che è la varechina, quando viene usato l'acido cloridrico, perché è un forte sbiancante. Quindi al di là di tutti gli altri additivi che vengono usati perché non ci siano antimicotici, che vengono utilizzati per qualsiasi tipo di muffe ma anche di altre cose, tutti additivi per evitare queste cose, però noi ci mangiamo gli additivi oltre alla farina, tanti additivi. Ecco, tornando un attimino per perdere la scaletta, parliamo semplicemente un accenno sulle patologie. Allora dicevo, quindi allergie, OGM, soia, tutte queste cose qui, anche lo stesso grano, molte piante che vengono utilizzate per fare gli additivi sono comunque anche transgeniche, quindi non siamo sicuri di niente. Sul mio sito trovate comunque il dettaglio di tutti gli additivi, anche coloranti, anche nel riso, sì, perché anche il riso, per il riso chiaramente è meno soggetto a problematiche, qualche forma di batterio, non credo, soprattutto quello, attenzione con l'integrale non essendo pulito va lavato molto bene perché potrebbe avere ancora qualcosa. Allora, poi una cosa molto molto grave sono i disturbi del comportamento che certi additivi possono dare. Questo lo troviamo nell'alimentazione dell'infanzia, perché questo è molto importante. Voi, vi dico subito una cosa, i signori produttori di alimenti, soprattutto gli alimenti speciali, quelli un po' particolari, per le persone celiache, per chi ha problemi, per i diabetici, quelli integrativi per chi vuole magari mantenersi, cioè usare delle proteine in aggiunta, soprattutto qui mi duole dirlo, gli alimenti per l'infanzia, compresi il latte per i bambini, compresi gli omogenizzati, sono carichi di additivi chimici. Troverete tutto se avrete voglia di andarlo a guardare dopo di voi. Quindi questi sono i soggetti, diciamo, più a rischio, soprattutto per i dosaggi, perché siccome il dosaggio va fatto per chilo, cioè la legge dice tot milligrammi per chilo di prodotto, ma anche noi dobbiamo vederla nell'ottica del chilo di peso corporeo, perché anche negli alimenti che ho segnato per il chilo di peso corporeo. Bisognerebbe per lì fare un po' di calcoli, ma è chiaro che se noi possiamo tollerarlo, un bambino no. E poi chi ha delle patologie, cioè uno che ha problemi di fegato, problemi renali, problemi di cuore, chiaramente deve stare molto attento a tutte queste cose. E come evitare il consumo? Intanto basterebbe avere la consapevolezza di quello che c'è all'interno di quello che mangiamo. Leggiamo molto bene le etichette e utilizziamo, il mio è un sito, non è un'applicazione, quindi è gratuito. O qualche cos'altro che trovate in internet, io ho tutte le annotazioni che, ripeto, sono personali. Sono stato un po' anche rigido, perché per me quando a un certo punto mi dice sì, potrebbe dare diarrea, per me è già nocivo, cioè io non vedo che uno debba mangiare e poi andare a rischio di avere problemi di dissenteria, perché dicono sì, in fin dei conti si può tollerare. No, per me è nocivo. Ma poi anche la somma un po'. E la somma, purtroppo, sì. Questo è il problema, che soprattutto schiavi di un'alimentazione di confezionamento, purtroppo li troviamo dappertutto, quindi noi sommiamo tutti i giorni e arriviamo a... Cioè, il nostro fegato e i nostri reni che smaltiscono questi sostanze. In più, dobbiamo considerare che nella nostra vita, se prendiamo anche dei medicinali, degli integratori, a proposito, nei medicinali ci sono i coloranti, e sono utilizzati qua lo xilitolo, per esempio, che è uno zucchero, che tanti dicono lo xilitolo non è problema, è dentro del dentifricio, sì, è dentifricio perché ti spazzano i denti,
chiaro che se ti va una piccola percentuale anche la tu la deglutisci non ti dà problemi, ma c'è della gente che ha provato sostituendo lo zucchero e un veleno lo sento, non è nocivo a livello di morte, però insomma dà molte complicazioni. Per masticare, no? Esatto. E, però ti vengono dieci bianchi, anche lo stesso fluoro, anche lo stesso fluoro fa dei denti bianchi, però insomma, ti intossica. Allora, le bibite, io, siccome i tempi sono molto ristretti, volevo parlare un attimo, volevo dirgli a voi degli americani, eccetera. Allora, alimenti nel mirino, vi do un po' di alimenti nel mirino. Ho fatto un sunto perché chiaramente McDonald's e fast food. Allora, quello odorino che sentite quando entrate o da Wendy o da Burger King o da McDonald's, che siate a New York o a Venezia, sentite lo stesso odore. Allora, viene utilizzato un silicone che è E900, che si chiama dimetillipolilossano, che è un prodotto chimico soprattutto per friggere, cioè nell'olio. Assieme al dimetillipolilossano, vabbè, questa voce di lingua, viene mescolato, tanto per non farci mancare niente, l'E319, che è il butil idrochinone terziario, il famoso TBHQ, e tutta la serie di queste cose, che è un altro derivato dal petrolio estremamente nocivo, parlo rosso, proprio nocivo, tossico. Per friggere? Ecco, per friggere, perché? Perché l'olio, allora, per friggere c'è o l'olio extravergine d'oliva, oppure l'olio di arachidi o l'olio di girasole, altri oli sono troppo costosi. Il punto di fumo dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di girasole, sapete cos'è il punto di fumo, non sto a spiegarvelo, sono gli unici che danno una certa garanzia. L'olio d'oliva, diciamo, non si presta a tutte le fritture perché... Loro usano degli oli tra i quali degli oli misti, che sono oli vegetali. Allora, diffidate da tutti, una volta c'erano dei prodotti, c'era un prodotto che si chiamava Friol, che faceva venire croccante tutto quanto, e tutta roba chimica buttata la via, sono biscotti, cose scritte oli vegetali. Adesso, ecco, allora, margarine, oli vegetali, buttate via tutto. Ma anche nelle cose bianche, voglio dire, ci sono questi oli vegetali. Anche non idrogenati, sono stati fatti. Gli oli, per esempio la maionese, no? La maionese viene aggiunta di dei sali a base di acidi grassi. Ecco, gli acidi grassi li trovate E570. Che siano idrogenati, il processo dell'idrogenazione è tossico, nel senso di cancerogeno. Però sono sempre acidi grassi, ragazzi. Gli acidi grassi sono tutti saturi, questi qua, Quindi stiamo parlando di LDL, cioè proprio a... ve lo spruzzano, ve lo danno... Il colesterolo cattivo. Low LDL è la densità del grasso. Low fatty acid. Ecco, esatto, è la densità. Il grasso più è denso e meno è tossico, gli insaturi sono più densi. Quando è poco denso è un grasso, è come delle molecole molto più grandi, oltretutto che quello che si deposita purtroppo anche nella parte mediana del campo, come direbbe il nostro amico. Tutte le maionesi scatolate. Attenzione, basta guardare quello che c'è scritto, facciamocela a casa. Poca, perché ricordate che insomma quando avete messo un decilitro con due uova, un decilitro sono 1000 calorie. Quindi sì, perché la maionese, l'olio d'oliva e l'olio di semi girasole, che delle volte anche di girasole andrebbe benissimo, perché potrebbe anche fare bene,
però è meglio mangiarci semi piuttosto che bere l'olio. L'olio ha una botta calorica incredibile, cioè l'olio sono circa dai 90 ai 100 e 110, anche più buone, ai 110 per 100 calorie un cucchiaio. Da, per cucchiaio. Io almeno un cucchiaio di olio escono 100 calorie. Infatti dice che batta un cucchiaio e non sero. Quell'olio di palma che mettono anche nei prodotti biologici. I palmitati sono acidi grassi, sì, sono palmiti, sono sali derivati e mescolati con gli acidi grassi, l'acido palmitico. Anche l'acido palmitico lo trovate, io lo trovo non nocivo, ma fa parte di tutta quella categoria da evitare. Esatto. Proprio perché comunque non fanno bene. Ci sono dei biscotti della Coppa che sono biologici, sì. Però ma se ti dico che anche per i bambini devono mettere dentro la sostanza, dovrebbero mettere l'olio extravergine, non l'olio di palma, meglio il burro, guarda, gli omogenizzati, piuttosto che piuttosto che le margherine che sono esagerate. L'olio di palma in sé biologici, se usano l'olio biologico possono usare anche in poca quantità, non è che faccia male. È un grasso saturo, sì, lo mettono per dare l'olio di palma, però potrebbero esserci anche questi palmitati all'interno. Palmitati una cosa, c'erano dei miei amici che tra l'altro l'olio di palma è solido. Sta dentro sul fusti e ha una componente solida, quando lo metti poi lo scomposto tutto, quando lo sciogli si viene fatto col calore. Ecco, per me questi prodotti che subiscono una trasformazione di stato, non so, io ho una mia idea che mi dice che è meglio evitare, poi dopo per carità, non voglio adesso colpevolizzare tutto e tutti, però. Allora, quindi questi che vengono. L'olio extravergine d'oliva. L'olio extravergine d'oliva di provenienza certificata. Perché è spremuto a freddo, non perché in Grecia non facciano un buon olio d'oliva. Il problema è che i disciplinari della raccolta delle olive della Grecia non sono rigidi come i nostri. Allora vengono cotte anche le olive per terra. Noi nella nostra legislazione soltanto il prodotto scosso all'interno delle reti, oppure colto, scosso, ma o colto. Tutto quello che cade al di fuori della rete non può essere venduto neanche come olio di oliva, ma viene considerato olio lampante, cioè olio da utilizzare da bruciare. Per le lampade, una volta si usava olio, in Grecia i nostri amici Aristotele e Socrate usavano il famoso lumicino con olio d'oliva. Allora diciamo l'olio extravergine d'oliva che viene a parte le calorie eccetera, però non è nocivo. No, è ottimo perché sono grassi insaturi, è uno dei più grandi antiossidanti che ci possano essere. È un monoinsaturo. Sì, è addirittura un monoinsaturo, perché il monoinsaturo di un cucchiaio vale quello di grassi. No, l'olio extravergine di oliva spremuto a freddo va benissimo, secondo quello che ha detto. Allora, volevo dire una cosa solo, che gli altri oli sono buoni lo stesso, l'olio di castore, l'olio di arachidi, sono buoni, è solo che l'olio di lino sarebbe perfetto, è solo che sono molto buoni, che devono essere conservati in posti bui perché sennò irrancidiscono presto. E poi i polinsaturi basta pochissimo calore per far perdere tutte le qualità, passano dalla conformazione cis alla conformazione trans, viene definita così. E quindi vengono messi gli aggettivi, la conformazione degli atomi della conservazione viene additato per forza, perché se no sarebbe difficile. L'olio extravergine d'oliva è più stabile perché è monoinsaturo, non è poliinsaturo. Gli altri sono grassi saturi, il burro, l'olio di palma, è un grasso saturo. Per quello sono solidi, potete fare a meno del burro, mangiate il burro crudo.
ogni tanto non voglio demonizzare, però non mangiate le margarine e i burri vegetali perché per addensarli vengono certo. Allora la funzione, scusate perché se non... Una domanda, sì. Magari facciamo una pausa. Una domanda che poi ormai. Allora, c'è chiaro che le virtù dell'olio d'oliva, sì. Però io parto dal principio che voglio dire, le culture alimentari nel mondo sono diverse e stanno in rapporto alla natura in cui si sono sviluppate. Sì. Allora, se io prendo l'Africa per esempio subsahariana, Guinea, sì. Zona equatoriale, l'olio di palma è sostanzialmente l'analogo del nostro olio d'oliva. Allora, la cosa è, non ho capito bene, se il problema è che l'olio di palma, se estratto nel momento, che ha questi problemi di conservazione, eccetera, ma usato per condire come fanno loro sul riso piuttosto che, cioè, non credo che abbia proprietà così. No, solo perché è diverso dagli acidi invece. No, abbiamo detto che allora, c'è solo un olio che francamente. Io sconsiglio perché è stato dichiarato molto pericoloso, addirittura cancerogeno, che è l'olio di colza. Certo. Ecco, quindi l'olio di colza, che veniva, era l'ortopazio, il famoso topazio che facevano qua, c'era una, non sono mai oli singoli, vengono sempre a dire, no, era una specie di tubo come sì, l'olio cuore, cioè, sì, azzurro, blu. Ecco, non era olio di colza puro, però veniva addizionato con l'olio di colza, era quando sono oli di semivari, non comprate, comprate arachide, comprate quello, quando c'è scritto olio di semivari, ricordatevi che c'è il trucco, va bene? Andiamo avanti perché se no non abbiamo, allora... C'è anche l'olio di mais. L'olio di mais, sì. Però il mais c'è un problema che appunto è... Che è transgenico. Col mais fanno tutto, anche le bistecche del McDonald's. Allora, passiamo alle bevande gasate, giusto per... No? Le bevande gasate sono... tossiche, perché vengono utilizzate all'interno degli additivi che possono essere, e questo non è un problema, l'acido citrico che abbiamo detto prima, poi ci sono altre sostanze, citrato di calcio va bene, qui i problemi non ce ne sono, il citrato di sodio va bene, quello di potassio forse un po' più pesante, ma comunque no? L'anidride carbonica chiaramente che viene addizionata e quella comunque ha una funzione di gonfiare. E francamente io la sconsiglio perché non fa bene alla nostra mucosa gastrica, al nostro proprio stomaco, ma soprattutto vengono utilizzati anche dei fosfati di sodio e il neotame, che è un'altra sostanza che insomma non è proprio tossica ma quasi poco ce l'ha. I fosfati sono sali dell'acido fosfatico e li sconsiglio, quindi evitiamo queste cose, ma la cosa che dà comunque peggiore, la cosa peggiore che c'è nelle bevande gassate è lo zucchero innanzitutto è in quantità e addizionato in quantità assolutamente abnormi ed è ricavato dal mais, sì, esatto, come gli amidi e amidi di mais, fanno tutto con attenzione, magari fosse amido di mais o zucchero di mais. Nella Coca-Cola purtroppo c'è la tartrazina, che è un colorante, che è un prodotto derivato dal petrolio, parliamo di bevande gasate tipo la Coca-Cola eccetera, poi se andiamo sulla Fanta ci sarà un colorante che dà subito sul rosso, che è la tartrazina. E poi soprattutto ci sono questi zuccheri che zuccheri non sono, e sono cancerogeni, sucralosio e qualche zucchero che si chiama così, e soprattutto l'aspartame, che finalmente qualcuno si è accorto che è cancerogeno. Famosa. Non, se proprio volete utilizzare lo zucchero, non utilizzate succedanei dello zucchero, ma già mettete una bustina di zucchero che male più di tanto non fa.
perché la mattina dopo il caffè lo zucchero va bene. In una Coca-Cola praticamente avete una massa di zuccheri che vi uccidono il fegato e i reni, ma soprattutto vi fanno diventare diabetici. Posso spezzare lo zucchero? Sì. Soprattutto che in realtà, per quanto ne so, dal punto di vista della storia dell'umanità e dell'alimentazione, glucosa. Voglio dire, è glucosa. Sì, appunto, ma lo zucchero, così come lo conosciamo, ha una storia di massa di 300 anni. Cioè, non è che stiamo parlando di qualcosa, eh? No, no, lo zucchero come lo conosciamo. Sì, 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 sì. Lo zucchero fino al 1700, quando viene introdotto sostanzialmente nel sistema della rivoluzione industriale inglese, era sostanzialmente, no, ma che cara zucchero, prima il sistema di triangolazione, schiavi, cara zucchero, manifattura. Prima ancora scoperta. In realtà prima, fino al 1700, era sostanzialmente considerato nel regno del farmaco, nell'uso dello zucchero. Quindi allora la mia domanda è molto semplice, cioè ci sono delle cose che poi in qualche modo hanno una spiegazione molto più semplice, perché ad ascoltarti si imparano molte cose interessanti, però io faccio una domanda un po' devastante, cioè rischiamo di diventare tutti dei grandi esperti, dei chimici, dei nutrizionisti eccetera, mentre siamo dei cittadini con dei saperi normalmente non specialistici, e io dico che è anche bene non avere dei saperi specialistici, cioè non possiamo pretendere che a Venezia ci siano 60.000 persone che hanno un livello di conoscenza così alto dal punto di vista di quello che accade, perché una guerra è come una guerra fredda, no? Cioè io invento un'arma, io scopro il carattere letale di quest'arma e io cambio l'arma, cioè questo è un tipo di meccanismo sulla tecnica come è devastante. Quindi in qualche modo io ti faccio questa cosa, è molto interessante le cose che dici, però mi dico, siamo sicuri poi che la nostra migliore difesa sia la conoscenza? Cioè la conoscenza a questi livelli, oppure cercare invece di avere delle strategie molto meno specialistiche ma molto più ampie, che sono ad esempio partire da un principio, dire tutto sommato nella storia dell'umanità gli elementi fondanti dell'alimentazione quali erano e quali invece stanno in tutta l'ultima generazione, per cui se io dicessi vabbè non utilizzo i prodotti inventati o trasformati negli ultimi 50 anni, secondo me avrei già un vantaggio da un punto di vista sanitario non differente. Forse non si trova. Secondo principio, il problema della, non per fare i leghisti, ma il problema del locale. Cioè quando introduciamo il concetto di cinetica e di globalizzazione già stiamo in una logica in cui inevitabilmente, per la ragione che dici tu, conservazione, trasformazione, eccetera, eccetera, stabilizzazione, porta a un danno. Terzo, il problema della quantità. Cioè che secondo me qualità è quantità, cioè mangiare poco, mangiare tendenzialmente poco, probabilmente risolve anche i problemi poi delle soglie, no? Sì, io posso aggiungere un solo. Il problema, rispondo sì. Poi dopo, il problema dello zucchero è proprio questo, siccome è dappertutto, lo mettono in tutti gli alimenti, piselli, in scatola, conserve, eccetera. Lo zucchero è un conservante, ma è anche una cosa che rende dolce e quindi migliora l'aspetto gustativo, soprattutto su certi prodotti vegetali in scatola. E poi lo troviamo dappertutto, lo troviamo nella panificazione dei prodotti dolciati. Il zucchero è un prodotto inerte, quindi va bene come conservante. E ne assorbiamo talmente tanto. Lo zucchero quello lavorato, raffinato. Sì, ma inconsapevolmente ne assorbiamo talmente tanto che diventiamo diabetici o obesi, perché il discorso delle bevande gasate, si diceva prima che quando tu bevi, c'è gente in America che ne beve 5-6 al giorno, bottiglie di quelle grandi di Coca-Cola, ha assorbito una dose di zucchero e poi diventano così. Ha assorbito che una dose di zucchero, reni e fegato e pancreas in modo particolare vanno per la tangente. Capite? Cioè, io volevo un attimo agganciarmi a quello che ha detto. Da quello che ha detto Gian Pietro, ovvero che secondo me tra cittadini esistono delle regole, aggiungo soltanto naturalmente, che sono molto semplici. Prima di tutto varietà nel cibo, più si varia meglio è. Secondo o anche primo, riduzione calorica, soprattutto con l'avanzare dell'età, meno si mangia meglio si sta. E questo è stato dimostrato. Sì. No, meglio, sì, faccio solo una. Meno si mangia meglio si sta in un certo senso. Sì, ma il problema, Vito, cioè, perfettamente d'accordo, il problema è che io sto cogliendo questa andare al supermercato a comprare
comprare le confezioni? Sì, scusa, sì, adesso dico solo scusa Pierre, dovevo parlare di... Ma se andiamo al supermercato a comprare le confezioni, noi non possiamo decidere, cioè noi siamo schiavi del prodotto globalizzato. Sì, ma ci sono delle regole però, secondo me, scusa Giulia. Microalimentazione basata su quello che noi, capisci? Prego. Io volevo aggiungere soltanto un'altra cosa, il discorso si allarga, diventa discorso sulla territorialità del cibo e sulla stagionalità. Un altro criterio è quello della stagionalità, scegliere, abituarsi coscientemente a scegliere in modo che vengono comunque vendute delle cose che vengono da chissà dove e che quando arrivano sono già partite. Perché i bambini prima di quell'altra del mercato perché non c'è niente, e quindi dura di meno. Infatti è un pesce che cosa spruzza? Sul pesce spruzzano o sostanze coloranti, le sue gamberetti sono sostanze a base di ammoniaca, ma è vero, la trovate dappertutto a sentire. Ma è vero che è una cosa, perché l'ammoniaca ha un pregio, fa risaltare il colore e dà un'impressione di freschezza che invece ormai non c'è. Questo eventuale sapore di ammoniaca non è derivato dal dopo un'ora è già una biologica tagli e è vero, quella è la prova del no. Il pesce quando viene pescato il venerdì non viene venduto che non al martedì, perché il venerdì non in questi tre giorni sta sopra, non ci sono celle, sta sopra insieme al ghiaccio, su dei teli particolari che dovrebbero limitare di radiazione solare, e viene spruzzata la muniaca in soluzioni più o meno. Questa è la realtà. Cioè, io non voglio fare il catastrofista, però ricordatevi che è molto peggio di come, perché non si sa e non viene comunicato. È molto peggio di quello che pensiamo. Lasciamo perdere le domande gasate. Dadi da brodo, ci sono naturalmente tutti questi glutammati, va bene, che sono fatti il grande produttore di glutammato, ma anche consumatore. Il glutammato? Sono di senteria, di Arrea. No, che cos'è? Sale. Sono sali dell'acido glutammico. Possono essere sali di sodio, di potassio, ci sono i glutammati monoammonici, cioè, tutta una serie di prodotti, ma sono basati. Poi ci mettono anche il BHA, che è diverso da quello di prima, ma è butil grossianisolo. Una cosa che so, che volevo sapere se mi confermi, che il glutammato in realtà si utilizzava, non so se si utilizza ancora, la melassa, cioè il derivato della barbabisola, e la melassa diventa il chiarore di cottura su cui sostanzialmente poi secondo i funghi si costruisce con la melassa, la melassa, e poi c'è una cultura a base questi di... questi sono chimici. Qui non c'è niente di naturale, perché sono sali degli acidi, chiaro? Questa è l'attenzione, la posta su questo. La Star che fa questi ottimi dadi da brodo, questi... Quindi senza glutammato? Quindi senza glutammato viene utilizzato qualcos'altro, tipo le carcasse degli animali bollute, per dargli quella... quello biologico? Tipo il brodo vegetale? Anche il vegetale è uguale, perché il vegetale comunque deve essere addensato. Il dado da brodo non lo compri in liquido, oddio, quello liquido è già brodo. Lo compri gelatine, quindi vengono usate queste gelatine che sono di animale. Quello granuloso ha un processo di granulosità. C'è una differenza sostanziale, soprattutto nel dei trasporti e delle cose, può essere un po' difficile. Sono gelato molto, è di 18 gradi minimo, diciamo che sono il clima che arrivi a temperature che possono essere problematiche, congelati no, perché ci sono, ecco, per esempio alla Fritz ci sono dei pesci grossi congelati che costano poco, cagnoletti, queste cose qua.
opportuno evitare, insomma. Mentre invece prodotti congelati di grandi catene alimentari, voi sapete che vengono congelati al momento subito dopo essere cotti, quindi ecco, i gelati congelati mangiateli senza problemi. Poi in scatola state attenti a quello che c'è scritto, c'è quella marca che fa, come si chiama Vito, che fa i piselli, piselli, fa le carotine, fa anche il mais, con due L, sì. C'è scritto, non ci sono conservanti e ne additivi. Attenzione a qualcosa che viene dai supermercati, la scatola ha una pellicola, sì, è sospettato, tu parli di pesci che rimangono nel mare, ma di solito i pesci tipo non so, non si sono riumare questi cosi qua in linea di massima, non no, quelli surgelati, sì. Però il pesce surgelato di solito non viene aggiunto proprio perché la surgelazione blocca, cioè, quelli, quelli che si comprano, ad esempio hanno, adesso ci sono quei negozi tipo visto vicino alla Auchan dove vendono tutto il pesce surgelato. Ma dipende dalla provenienza. C'è la provenienza, allora, scusate, tutto quanto. Cina, come si fa a capire? La Cina ha sono... una grande esportazione di prodotti congelati. Questi sono, tra l'altro sono molto buoni dal punto di vista gastronomico. Io ho mangiato, ho comprato anni fa un coniglio che veniva dalla Cina, me l'ha venduto un amico che ha un banco, aveva un banco di surgelati, non so se c'è ancora. Faceva il pescatore, poi ha chiuso il banco di pesca, ha cominciato a comprare questi congelati, ho detto ma io lo provassi, è buonissimo, l'ho fatto, era strepitoso, dopo una settimana l'ho fatto uguale, era un coniglio di casa, era più cattivo, quindi dal punto di vista organolettico era, era buono. Però attenzione perché conservanti, congelati, spruzzamenti vari e cose varie. Ma no, hai detto che i surgelati vanno bene. No, parlo di congelati. Surgelati vanno bene, ma i congelati vanno bene, congelati. Ma sono surgelati questi. Se sono surgelati, basta che non provenga, roba che non provenga da certi mercati tipo la Cina, dove c'è una grandissima importazione di queste cose qua. Quando andate in montagna e mangiate il, come si chiama, il capriolo, dove pensate che venga? È un congelato che proviene dalla, dalla Cina. Capriolo. Sì, capriolo. Ma scusa un attimo. Se no, capriolo dovremmo ammazzare per poterla avere in ogni ristorante. Nei supermercati, quali sono i congelati e i surgelati? Non mica capisco. I supermercati di congelati ne vendono pochi, a meno che non siano quei, quei supermercati tipo di scarica. Allora sono tutti surgelati, allora, quelli surgelati? Surgelati, allora, Findus, tutte quelle catene. Sì, ma poi anche i grandi supermercati, i Trai. Coop fa, l'ho provato qui, che lo trovo solo qui, che non l'ho mai trovato in nessun altro supermercato, fa un filetto di tonno pinne gialle, sono cuori di tonno, costa 6,50 euro, sono tre porzioni, l'ho provato, ho mangiato, buono. Buonissimo. Quindi, però attenzione, la disurgelazione l'ha fatta con le tonnine. Insomma, non mettetelo nella qua fredda, ma, è vero che... ma fatelo scongelare. Ah, non nella qua fredda? No, perché la congelazione è un prodotto, la surgelazione è un prodotto immediato. E la, lo scongelamento deve essere, altrimenti diventa tutto duro. Io ho, congelato nel mio frigo di casa, perché vabbè, in casa si possono anche fare. Ho congelato delle T-bone, delle fiorentine. Quando l'ho scongelato, io le mangiate erano come se le avessi prese fresche. Perché ho fatto molta attenzione. Surgelato? No, congelate, però fatte in casa, casa non, c'è, sì, non ci sono. Allora, il fatto è che comunque congelato o surgelato va fatto immediatamente. Vanno prese, trasportate in questi, nelle sacche termiche in modo particolare, vanno messe nella parte più bassa del frigorifero, che è dove c'è più freddo, perché il freddo tende a, a scendere. E quindi poi dopo la portate nella parte bassa, dove i cassetti, nei cassetti si mette la verdura, perché è la parte protetta, la parte meno fredda. E poi vanno passati nella parte superiore e poi vanno, questo, questo è pure una parte del finché non si è completamente dissurgelato. Quindi questo, quanto ci metti? Beh, una 24 ore minimo facendo, facendo questa cosa. Io lo mettevo nell'acqua. No, se lo mettete nell'acqua, nell'acqua fredda. È anche tollerato nella qua casa, diventa loro come la sua discarica. Purtroppo in certi ristoranti lo fanno, perché hanno la sogliola congelata, perché tutti i prodotti.
io lo so perché lavorando anche nell'ambito, lavorato nell'ambito ristorativo eccetera, so quello che compra, ho un amico che ha un ristorante bestia e che compra tutta roba, spende un sacco di soldi per la roba migliore, ma tanti non sono così. Il prodotto, che ristorante è? Che ristorante Moro, direi, lo trovate, è uno dei primi. Molti scongelano con il micro. Ma cosa vuol dire surgelato o congelato? Prendono, allora, no. Congelato, le temperature vuol dire portate al di sotto dello zero termico di 5-6 gradi, al massimo arrivano a 7 gradi, 8 gradi. Quindi il congelatore di casa, quello piccolo, congelatore di casa, e quello va bene per il consumo di casa. Il surgelamento avviene dai 18 gradi in giù. Quindi c'è e anche avviene immediatamente, in poco tempo. Ma quello che compri in supermercato è surgelato. I ristoranti... I ristoranti usano, quando fanno il pesce loro, lo comprano, lo preparano, sono obbligati per legge ad avere un apparecchio che avete sentito parlare, si chiama l'abbattitore. L'abbattitore vi porta a una in tempi brevi, perché i tempi devono essere brevi, come i surgelati quelli fatti dai ristoranti. Poi voi sapete che ci sono prodotti fatti addirittura con surgelati nella nave, dove lo tagliano, lo cose, quando arrivano sono già nei frigoriferi, sono già prodotti surgelati. Senti, ma il microonde? Alcuni dicevano che... Alcuni scongelano con il microonde. Il microonde è un sistema ottimo per scongelare. Ah, ottimo per scongelare velocemente, ma non per scongelare in maniera più sana. Però ha qualche controindicazione. Il ristoratore non onesto lo usa, cioè quello che il ristoratore veneziano... Ma il microonde è dannoso? Come dice, è dannoso il microonde. Io sentivo che c'è sempre stata una polemica sul microonde. Io sono d'accordo sulla nocività in generale delle microonde, ma non so tanto per la modifica cellulare degli alimenti, ma anche per il motivo, è dannoso per l'uomo. Perché il microonde dicono che si, cioè loro lo danno come un apparecchio schermato e che non può dare delle preoccupazioni a livello della salute dell'essere umano. Però provate a passare davanti un forno microonde acceso con il telefonino, non sentite più niente, sentite solo i fuscini. Allora cosa vuol dire? Che le microonde comunque escono e comunque qualsiasi scrematura non è sufficiente. Deve essere lontani dal microonde. E poi c'è questo problema. No, perché ci sono alcuni stanno malissimo, soprattutto al cervello. Il coso che facevo prima dei radar lavorano al microonde, i satelliti. I satelliti sono alti, ma vengono collegati con i radar di terra, sono sempre in movimento. Io qui sul telefonino ho un'applicazione, siccome il telefonino ha dei sensori magnetici, è un'applicazione che misura i Tesla, i micro Tesla, e quindi misura i campi magnetici. E io a casa dove sto io, purtroppo in alcuni momenti, dai 50 normali, 40 che è il magnetismo terrestre, quello normale, mi arrivano delle botte di 230, 280, eccetera. Vuol dire che vicino dove abito io c'è qualcuno che ogni tanto usa delle fonti di magnetismo. Io ho l'aeroporto, ripeto, in linea d'aria, a 2-3 km. No, internet, sono segnali di debole potenza. Il telefonino usato qui sta da 3 ore, il telefonino scalda, lo sentite che scalda? Sì, si scalda anche il vostro cervello. Io uso da sì, certo. Le cuffie. No, purtroppo questo qui non lo fanno più, infatti è tutto che era meraviglioso, perché non infilavi dentro le cose. No, io non neanche questo, perché sta qua vicino che posto, anche se di debole potenza. No, ma io ce l'ho dentro. Usate quelli che invece mettete a clip e puoi mettere le cuffiette normali, così vi ascoltate anche la musica. Ah, sì. Perché la testa chiaramente è il posto più debole, non dico che i polmoni non siano, però la testa è questo più debole. C'è documentazione di gente che ha avuto cancri, che sta facendo cause per l'utilizzo del telefonino qui. Attenzione, è la durata, l'emissione è un'emissione debole, ma è la durata. Cuoce, il microonde cuoce, il forno microonde è l'espressione più semplice da comprendere di quanto non solo cuociamo il cibo, ma cuociamo anche noi stessi, i nostri organi interni. Adesso vi do, visto che tanto abbiamo finito e stiamo andando via, vi do anche una notizia, che è sempre documentata, perché sempre fa parte dell'ufficio brevetti americano,
ed è documentata, di un signore che ha fatto una, uno scienziato che ha fatto una, ha scoperto una gamma di emissioni di onde, di micro, ormai si chiamano tutte microonde perché sono molto alte a livello, se sapete un po' della qualcosa di propagazione di onde, sapete che dalle onde corte che si usavano una volta che seguono la curvatura terrestre, quindi anche tutti i disturbi legati al magnetismo terrestre, alle relazioni eccetera, sono passati a, alle onde corte, alle onde cortissime, scusate, dalle onde appunto corte e lunghe che si usavano una volta, e siamo passati alle microonde, e quando parliamo di 1000 MHz siamo attorno alle microonde, però andiamo dalle 1000 al 2004 che sono quelle dei sistemi Bluetooth che o dei fuori microonde perché interferiscono, o altri sistemi che abbiamo tipo il wireless, siamo attorno alle 2400 MHz, e sono onde ultra corte, però sono meno soggetti ai disturbi, disturbi del magnetismo, disturbi dei raggi solari, disturbi a qualsiasi tipo di magnetismo, e anche delle fonti che possono essere normali utilizzi di locali culturali, elettriche che comunque producono dei campi magnetici. Quindi quando parliamo di trasmissioni radar e trasmissioni militari, siamo sulle onde ultra cortissime, quindi parliamo di 5.000, 6.000 MHz, fino a 18-19 mila MHz. Allora, no, perché non ci sono disturbi che possano interferire su questa cosa. La notizia brutta è questa, che qualcuno se ne è accorto adesso, adesso devo parlare di scie chimiche, di bufale, che dicono che sono... Allora, basta andarsi a guardare gli uffici brevetti fatti dai privati o dalle industrie americane, dalle lobby, eccetera, comprati dalla Marina Americana o da altri, eccetera, su alcuni brevetti. Allora, dal 1957, subito dopo l'installazione del muro di Berlino, sia il blocco sovietico che quello americano ha realizzato i brevetti o comprati da altri, cioè, diciamo che l'ufficio brevetti è quello che purtroppo per loro è quello che è pubblico, e quindi come dicevo per l'altra cosa prima, cioè il problema è questo, vengono utilizzati questi aerosol nelle vicinanze degli aeroporti militari per fare in modo che l'ionosfera e l'atmosfera siano sempre liberi da particelle di umidità, perché l'umidità blocca quello che hai detto all'inizio, quindi però mi ero collegato a quello che stavo dicendo adesso delle microonde, quindi volevo dire che queste emissioni di questi radar, di questi sistemi di comunicazione sono microonde, quindi già di per se stessi, allora loro dicono che sono schermati che non fanno male. Vi ricordate la storia delle emissioni radio di, della Radio Vaticana? Sì, allora, sì. Ammazzava gli uccelli sui fili che stavano nelle vicinanze. Ai tempi, quando fu inventato il radar, che fu usato per la prima volta dagli inglesi per accorgersi se stavano arrivando gli aerei tedeschi per guardare l'ora, ecco, l'idea che ammazzassero gli esseri umani era Bellugine, l'importante è che non arrivassero gli aerei, no? Però dopo, quando è finita la guerra, si sono accorti che ogni volta che erano radar a larga banda, quindi erano radar che vedevano tutto quello che stava a dire, secondo anche le cose più piccole, eccetera, ma era perché erano a larga banda. Adesso sono sistemi sofisticati perché sono più analogici, ma sono elettronici e quindi digitali, e quindi sono un po' come i radiologi che una volta morivano tutti i giovani, avevano i tordi, quelle cose, quando passavano i Messerschmitt loro si accorgevano, ma i tordi li cucinavano, li tiravano giù, e cadevano gli uccelli, cioè non è una frottola vicino alle installazioni, e trovavano gli uccelli morti, e quindi adesso non è che le cose siano molto cambiate, insomma. Diciamo che purtroppo abbiamo queste problematiche legate allo sviluppo tecnologico. Con tutti i piccioni che ci sono, non ci sono molte. I piccioni, Venezia, abbiamo. Beh, certi uccelli sono un ottimo segnale che le cose. Soprattutto le rondini. Sì, i piccioni. Le rondini non ci sono. Sì, le rondini sono. Da noi non ci sono. Le rondini hanno cambiato. In questi giorni ce ne sono abbastanza. Ma ce ne sono. Sono arrivate. Su questi brevetti nascono dallo studio, perché ancora le microonde non si conoscevano quando nel 57 furono mescolate le benzine ai carburanti per gli aerei subito dopo la guerra.
ma vengono fatte per un motivo, vengono fatte perché ci sono gli studi che risalgono alla fine della, della... mentre studiamo la nucleare, studiamo anche altre cose, chiaramente subito dopo, hanno studiato anche quello che è il controllo del clima. Sul controllo del clima, i militari americani, cioè i due blocchi che sono quelli che hanno detto, noi siamo solo satelliti come sono le altre dalla parte del blocco ex sovietico, perché non è cambiato niente, sotto questo profilo molto, cioè sono in Europa dei satelliti, no? E il problema è questo, che la gestione del clima è una delle armi più importanti per noi che ci studiamo sopra, perché riuscire a creare delle tempeste, addirittura delle desertificazioni, o addirittura portare delle zone del mondo a un nuovo inverno.